Buonasera a tutti e ben ritrovati nell'angolo dell'alchimia. Questa sera vorrei parlarvi di magia, ma di magia inteso come ovviamente lavoro su di sé. Quindi, chi è il mago? Il mago è colui che riesce a creare nella propria vita. Quindi io quando arrivo su questo pianeta non lo so ancora, però sono un mago. Perché sono un mago? Perché tutto ciò che mi accade, tutto ciò che attiro, è una mia creazione. Sono io che creo il mondo. Questo in alchimia si sente dire spessissimo. Sono io che ho creato questa situazione, sono io che attraggo gli eventi. Vi ricordate? Ne abbiamo parlato anche negli incontri passati. Ma in che modo io creo? In un modo semplicissimo che però a molti è sconosciuto. Io creo attraverso le emozioni che emano. Quindi quando io desidero qualcosa, vorrei qualcosa, che accadesse qualcosa nella mia vita, cosa faccio di norma? Penso questa cosa, desidero questa cosa, temo che questa cosa non avvenga e queste sono le cose che mi attraversano. E le emozioni che io emano sono quasi sempre di timore, di paura. Cosa accade quindi? Accade che io non attiro ciò che desidero, ma attiro situazioni, attirerò situazioni che mi faranno sempre provare quella determinata paura o quel timore di non riuscire nella vita. Mi spiego meglio. Se io in questo periodo evolutivo ho paura di determinate cose che mi possono accadere, l'emanazione della mia paura farà che cosa? Qualcuno mi ha chiesto, farà sì che io mi ammali davvero in un contesto del genere? Non necessariamente, però farò sì che attirerò sempre situazioni in cui dovrò temere qualcosa. Questa è la via dell'alchimia, è così che io creo. Problema qual è? Problema è che noi non conosciamo le nostre emozioni, non sappiamo le emozioni che ci attraversano, perché ovviamente non siamo presenti a noi stessi, quindi io non so in questo momento che emozione sto emanando, a meno che io non sia presente, non sia consapevole di quello che sto provando. Ecco il perché si insegna anche nelle scuole esoteriche ad alzarsi di vibrazioni e a provare emozioni superiori. L'avrete sentito dire tante volte, l'avrete anche letto in alcuni libri, cioè è importante provare emozioni superiori. Ma questo è un insegnamento esoterico molto profondo, perché di fatto è così, cioè io dovrei riuscire a provare sempre e solo emozioni superiori, perché è attraverso quelle emozioni che io creo il mondo che mi circonda. È attraverso le emozioni che io in qualche maniera attraggo delle situazioni che mi faranno provare e provare e provare ancora sempre quelle emozioni. Quindi se io sono sintonizzato in un'emozione superiore che può essere la gioia, quindi se cercherò di emanare gioia, ovviamente cosa farà il mondo? Il mondo di rimando mi creerà delle situazioni in cui io potrò sempre provare gioia e ne proverò sempre di più. Viceversa, se le mie emozioni sono, ad esempio, se la mia emozione è di rabbia, creerò per il mio futuro delle situazioni in cui sarò portato a provare sempre più rabbia. Questa è l'alchimia, questo è il lavoro su di sé. Noi, ripeto, non siamo assolutamente coscienti di ciò che proviamo. Cioè noi proviamo delle emozioni
abbiamo dei pensieri che però non sono nostri innanzitutto, ma soprattutto sono delle emozioni e dei pensieri di cui noi non siamo consapevoli. Quindi l'essere consapevole di ciò che ho dentro, di ciò che dentro di me si sta muovendo, è di vitale importanza per riuscire a trasformare me stesso, la mia realtà e la realtà che mi circonda. E in questo periodo la realtà che mi circonda è una realtà abbastanza interessante, nel senso che se non sono sveglio, sono portato a provare emozioni di paura, di rabbia, di risentimento, di rancore. Il problema è che tutte, ripeto, queste emozioni che io provo a livello inconscio comunque creano poi la mia vita. Cioè quello che io sto provando adesso, che sto parlando a voi, è quello che poi in futuro sarò condannata, tra virgolette, a riprovare e a riprovare e a riprovare. Quindi noi veniamo su questo pianeta e, come ho detto all'inizio, noi siamo dei potenziali maghi, anzi siamo dei maghi che creano costantemente, però nella non consapevolezza non sappiamo che stiamo creando. Quindi quello che vi posso suggerire è di cercare di chiedervi ogni tanto: che emozione mi sta attraversando in questo momento? Cos'è che sto provando in questo momento? Sto provando paura? Bene, so che arriveranno altre situazioni che mi faranno provare paura. Perché è una legge, è la legge della risonanza. No, e voi sapete, ne abbiamo già parlato, le leggi sono leggi, quindi esistono e funzionano sia che io ne sia consapevole sia che io non ne sia consapevole. Provare emozioni superiori non è prerogativa dei santi, non è che io, se provo emozioni superiori, comunque andrò in paradiso. Se io provo emozioni superiori, sarò in grado di crearmi il paradiso qui, in questo momento dove vivo adesso. Bene, con questo io ho terminato per stasera. Vi invito comunque a seguirmi sia sul mio profilo, sia sulla mia pagina Facebook Luisella Passafiume, dove parlo di Vangeli e di lavoro su di sé. Vi esorto poi, chi desidera, a iscriversi al mio corso di risveglio che si tiene presso il Centro Stella Academy. Potete farlo tuttora, perché comunque ci sono le registrazioni delle lezioni passate e ovviamente questo corso viene fatto online per il momento e in presenza appena sarà possibile. Vi invito poi a partecipare alle tavole rotonde alle quali parteciperò, che si chiama, le tavole rotonde si chiamano Onde di Cambiamento. Potete trovare tutte le info sempre presso il Centro Stella Academy. E il prossimo tema che tratteremo sarà la malattia, quindi qualcosa di molto interessante. E poi, per chi vuole, c'è il mio libro Dall'acqua al fuoco, edito dalle Due Torri, ed è un libro che parla di alchimia e di lavoro su di sé. Io vi ringrazio infinitamente, vi faccio ancora tanti auguri e vi do appuntamento a martedì prossimo. Grazie a tutti!